tre pali ed almeno una mezza dozzina di nitide palle gol, ma l'arecanatese deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria casalinga del 2019. Oggettivamente c'è poco da rimproverare alla squadra giallorossa, se non qualche errore negli appoggi ed alcune amnesie in fase difensiva. Nodari e compagni ci hanno dato dentro, rimontando lo svantaggio, e qualche chance sciupata grida oggettivamente vendetta. Ma è un momento nel quale la buona sorte non sembra alleata dei leopardiani. Di fronte, gli abruzzesi erano ferocemente determinati ad ottenere un risultato prezioso in un momento nero della loro stagione. Hanno venduto cara la pelle e sono stati premiati con un punticino che non risolve i problemi di classifica, ma da morale ed autostima. Andrea Masciangelo, il direttore generale della Vastesa, al termine di una partita che credo, per come si è sviluppata, poteva davvero finire in qualsiasi modo. Sì, detto bene, poteva finire in qualsiasi risultato, aperta, sia noi che la Recanatese poteva portare a casa i tre punti. Noi era interessante dimostrare che eravamo vivi dopo il periodo negativo, comunque la dimostrazione che la squadra ha dato oggi è quella che la società e tutti noi ci aspettavamo. Quasi incredibile, insomma, vedere tanti risultati negativi e poi una prestazione come quella odierna, dove veramente l'avete giocata in maniera, direi, leonina. Sì, ma purtroppo in una stagione capitano dei periodi in cui c'è un calo, forse fisico, forse mentale, questo non ci interessa. Abbiamo avuto un confronto duro dove anche la società si è fatta sentire, aspettavamo questa reazione del Leone, ripartiamo da questa, con la testa già stiamo a domenica con una partita importante con lo scontro diretto con l'Isernia. Gara, come accennato, piacevole, cronaca densissima. Borrelli, ispirato, offre subito un bello spunto sulla sinistra, assist per Senigallesi, il cui tiro dal limite sfiora il palo. Non c'è un attimo di tregua, testa di Sciba su traversone di Fiore, fuori di poco, e sulla ripartenza Sivilla al volo scuote l'esterno della rete. Prima traversa che arriva al dodicesimo, angolo di Borrelli, inzuccata perentoria di Nodari che incoccia il legno. Al tredicesimo clamoroso errore di Fiore, il cui retropassaggio per Patania viene intercettato da Pera che dribbla il portiere ma si allarga troppo e non trova più lo specchio della porta. Così al ventesimo gli ospiti passano, punizione di Fiore respinta dalla barriera, la palla rimane lì ed è un'occasione d'oro per Cone che di sinistro trova l'angolino. Qualche istante dopo, sul rilancio di Conti, capitano Dari scivola nel contrasto con Sciba, ne approfitta Fiore e ci vuole tutta l'abilità di Sprecacè per smanacciare in angolo. Al 38esimo, meritatissimo, arriva il pari. Senigallesi trova un varco centrale, perfetto l'assist per Borrelli e chirurgico il suo diagonale dove il portiere non può arrivare. La gara comunque è sempre vivacissima. Qualche secondo dopo, Fiore smarca Cone, il cui sinistro al volo è impreciso. La Recanatese sacramenta su un tiro cross di Marchetti che sorprende Patania, forse accecato dal sole, e conclude la sua corsa sulla parte superiore della traversa. Il tempo si chiude con una conclusione sul primo palo di Pera, bloccata a terra. Ripresa ugualmente interessante, protestano vibratamente i locali su un dubbio fuorigioco di Sivilla lanciato a rete da Marchetti al quarto. La Vastese è comunque insidiosa. Assist del neoentrato Cicerello per Sciba che al volo costringe Sprecacè ad un grande intervento in corner. Al 25esimo occasionissima ospite, Stivaletta libera Cicerello, ma l'estremo giallorosso è magistrale a carpirgli letteralmente il pallone dai piedi. Sprecacè in giornata di gran vena e lo dimostra anche sul piattone di Russo. Le emozioni terminano con un gran movimento di Pera che libera il tiro che si infrange ancora sulla traversa e non osiamo pensare cosa sia passato in quel momento nella testa dell'attaccante toscano. Finisce 1-1 ed i rimpianti per la Recanatese sono tanti, almeno come le occasioni non sfruttate. Sergio Spuri, non sono bastati tre pali e almeno una mezza dozzina di occasioni nitide. Sì, siamo a commentare l'ennesima partita dove abbiamo creato molto. Però alla fine portiamo a casa un pareggio. Cosa vi potete rimproverare? Perché dalla tribuna non abbiamo tanto da rimproverare alla squadra, a parte chiaramente la poca concretezza magari. Ma io credo che quando trovi una squadra che viene a Recanati e si chiude in 11 nella loro tre quarti, nella loro metà campo, è difficilissimo trovare gli spazi. Quelle poche volte che ci siamo riusciti abbiamo creato palle gol. Però non è bastato, forse dobbiamo fare ancora di più, anche se onestamente c'è poco da rimproverare oggi ai ragazzi.
C'è un po' di scoramento forse, perché tanti sforzi, pochi risultati. Sì, il dispiacere c'è, però dobbiamo crederci, dobbiamo continuare così, anche perché non possiamo continuare a sbagliare occasioni da gol, o qualche volta succederà pure che prenderà il palo e andrà dentro.